Bentornati sul canale di Access00, bentornati a un nuovo episodio di Hogwarts Legacy. Siamo qui accanto a Darn. Io intanto sto facendo un po' di prove sperimentali, quindi se vedete in alto temperatura della GPU e della CPU, non vi preoccupate, tutto regolare. Non so se il programma di registrazione me le prenda o no quelle temperature, quindi nel caso avrei creduto che vedrete. I seguaci di Ranrock si sarebbero spinti a tanto. Lo so, sono problemi, ma tu mi devi parlare, no? Chiedo scusa, va tutto bene? Non direi, ho appena perso tutte le mie merci e per poco la vita. Ti conviene cercare un altro mercante. Io non ho nulla da vendere. Che sfiga, però. Non pensavo si sarebbe arrivati a tanto. Stai in guardia. Ranrock e i suoi seguaci non risparmieranno nessuno. Ti hanno attaccato. Ranrock non ha pazienza con chi non vuole unirsi a lui. Anch'io vorrei che i goblin fossero trattati come pari dalla stirpe magica, ma spargere sangue non è la soluzione. Quando gliel'ho fatto presente, mi hanno attaccato, colpendomi fino a quasi farmi perdere i sensi. Hanno preso i miei carretti, le mie cose, persino i miei preziosi dipinti. Tutto praticamente, poverino. Dai, ma che sfiga, ma sei un pittore? Hai detto che hanno rubato i tuoi quadri. Sei un pittore? Sì, è la mia vocazione. Anche se molti la ritengono una professione insolita per un goblin. Quasi tutti i miei familiari lavorano con i metalli o alla Gringotts. Sì, in effetti. Scommetto il mio pennello migliore che quelli di Ranrock non sapranno apprezzare i miei lavori e li useranno per accendere il fuoco. No, senza dai! Senza i miei carretti e il mio sostentamento, chissà quando potrò tornare a dipingere. Ma presto, non preoccuparti. Quelli di Ranrock ti hanno mai attaccato in questo modo? Da un po' che ricevo insulti e minacce da parte loro. Credono che l'unico modo per ottenere ciò che vogliono sia la violenza. E non va Le bene. Le cose hanno preso una pessima piega negli ultimi tempi. Ranrock diventa sempre più potente e i suoi seguaci lo sanno. Si credono intoccabili. Ranrock pensava che tutti i goblin lo avrebbero seguito, ma si sbagliava. Molti di noi vorrebbero una soluzione più diplomatica alle discordie con la stirpe magica. Terò gli occhi aperti. Mi dispiace davvero. Cercherò di trovare i tuoi carretti, puoi starne certo. Molto gentile da parte tua, ma credo li abbiano portati al loro accampamento a sud-ovest di qui, oltre le rovine. È troppo pericoloso. Comunque hanno un incanto che li fa tornare da me se ci separiamo. Per quanto le possibilità siano esili, nutro la speranza che mi venga restituito parte di ciò che è stato preso. E perché non tornano allora se tu hai l'incanto che è li riporta È stato un piacere conoscerti, te? Anche se avrei preferito farlo in circostanze migliori. No, 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 486 metri, no. Fermi tutti. Non ho capito perché quindi se all'incanto. Forse hanno un cantro incanto che gli impedisce di tornare indietro. Credo. Non ne ho idea, onestamente. Comunque, i carretti rubati. Livello richiesto. Livello consigliato 2. No, allora andiamo a fare questa. Ma dai. Sì, allora. Allora andiamo qui. È per forza, ragazzi. Livello richiesto 2. Quello più. Con il livello più basso richiesto. Quindi. Andiamo a farci quello perché sennò diventiamo troppo potenti poi, comunque. Dopo quello che Ranrock ha fatto a quel banchiere goblin alla Gringotts, ciò che è successo ad Arn non dovrebbe sorprendermi. Che sono sti sparaflesci? Revelio. Collezione aggiornata, tiratore dorso pinato. Ah, ma è un nemico? Ah, stai un po'. Ciao, Configgi i ragni, sfida sbloccata. No, mamma mia, no. Tu c'hai la fissa però, No. Protego non credo mi serva. No, invece sì, ok, perfetto. Che ci faccio qui vicino a lui? Dannazione. 2/10 e basta. Maledette bestiacce. Chi è sta cosa? Revelio. Il ragno esploso? Oh cavolo però. Qui sono pesanti. Sto andando a cercare il loot. Ok, di quest'altro. 2/10 era da seccare. Quindi non so se ce ne saranno altri o no qui, ma bello. Pareva strano che non trovassimo i ragni come primo nemico. Era ovvio che nella foresta proibita come primo nemico toccassero i ragni. Era proprio ovvio. Bene, bene così. Come la tradizione di Hogwarts. Qui tu chi sei? Ah, occhio perché ci sono dei ragnacci brutti e schifosi, qui in giro. Tutto bene? Ok, non ci facciamo domande. Beh, comunque, devo dire una cosa. Ci si muove abbastanza velocemente. Quest'oggi sarà un po' di esplorazione. Spero vi piaccia, spero vi faccia piacere.
Vedete? Anche senza accio. Io la prima volta avevo usato accio per prendere le pietre di luna. Invece non importa. Basta che ve le illumini il gioco e siete a posto. Poi fate l'incantesimo e va tutto bene. Sali. Grande Miss! Grande Miss! Grande Miss che ha salito uno scalino di 40 metri. Poi si è bloccato sul grattacielo, come dicevamo in Zelda in live su Twitch, di mezzo centimetro. Perfetto. I vecchi grattacieli di Link del nostro spaccavasi. Mamma mia, ragazzi. Allora. Dato se non ero la serie, la dovreste trovare ancora su Twitch. Quindi se vi va di vederla, potete farlo. Cosa sei? No, dove... Ricognitore e dorso spinato? Credo sia un ragno, no? Ah, ma tu sei... Siete di più di uno. Questo potrebbe essere un guaio, a breve. Sì, ho aumentato la qualità grafica, è per quello se vedete che... Ah! Ah! Se vedete che scatticchia un attimino, volevo provare a... Sto facendo test, ok? Sto testando questo gioco. Lo voglio portare al limite. Wow, le combo che tra l'altro non ho anche sbagliato in teoria, perché di solito basta cioè sono 4 i colpi da dare con l'attacco normale, non 3 come ho fatto adesso, quindi in teoria ho anche sbagliato. Qui intanto se sta a fa buio. La strada giusta. Leviosa. Vedete? 4. Si fa molto più danno così. Cioè, mi ha lasciato qualcosa o no lui? No, li sto comunque uccidendo perché avete visto c'era una missione che ci diceva di farne fuori 10. Quindi se possibile. Poi almeno ci vediamo un po' di combattimento. Che male non fa mai. Che cos'è questo affare? Cartelli, presumo. Ok, io continuo a dispiacermi che non ci sia una sorta di zoom. Questo mi fa veramente un dispiacere immenso. Un accampamento. Deve essere questo. Ma tu chi sei? Qualcuno da battere. Mamma mia, poverino. Questa dovrei fare per prima in teoria Expelliarmus, o perlomeno per seconda, non certo per ultima. Bisognerebbe partire con Levioso, poi fare Expelliarmus e poi, anzi, Levioso, Accio, Expelliarmus. Oppure Expelliarmus e poi le altre due, forse sarebbe anche meglio, non lo so, comunque. Sembra ci sia più di un modo per entrare. Sì, sì, ma noi usiamo quello rapido. Quello che spacchiamo tutto. Vieni qui. Guardate che bello. Ma ti vuoi mettere a fare problemi quando hai la possibilità di distruggere tutto? Che tra l'altro sono anche abbastanza rimbambiti sti tizi. Vieni qui. What? Perché l'accio non ha funzionato? No, che cavolo. Ce n'è uno lassù. Ok, ora ha funzionato. Non ho capito perché prima non funzionava sto accio, eh. Dove sei? Va che ti ho visto, eh. Che cosa ho fatto? Bellissimo! Mi è sembrato di vedere un arciere, però non sono sicuro. Via! L'ho visto dopo. Ma tu sei una figata. Ma tu sei protetto, quindi... Aia! Fai malissimo. No, voglio l'altro che è mezzo morto. Via. No. Questi sono bastardissimi, comunque questi tizi. Non vedo. In teoria che ti stanno per attaccare, ce lo indicano i vari i vari simboletti. No. Mamma mia, che rischio. Questo è il meglio che sai fare. E non me l'ha dato però il simbolo. Non l'ho visto. Aspettate la cura. Ok. Mamma mia. No. Non ci sono. Via. Via. Basta con queste pagate.
Devo fare molta più attenzione ai simboli. Non mi fermerai. Ora non ti fermerò. Vediamo. Credo che sia rimasto solo lui, quindi forse riusciamo a fare qualcosa di decente. Ok. Perfetto. No, è un peccato però. A volte te lo dice che ti stanno per attaccare, a volte no. Tipo ora me l'ha detto. Wow. Chi è sta cosa? Vediamo. Parliamone. Caro seguace sentinella. Via. Non mi fidavo. Non mi fido molto di questi simboli, onestamente. Anzi, diciamo pure che non mi fido per niente di questi simboli. Dov'è quel tizio che ci spara dal terreno in mezzo? Vieni un po' qui. Niente male, non c'è che dire. Ora liberiamo i carretti di Arna. Dai, ma che bello! Ma quanto cavolo è figa sta cosa! Mamma mia, che spettacolo, ragazzi, che spettacolo. Ok, questi combattimenti sono un po' banalotti, nel senso che dipende come si mettono. Che c'è? No, scusatemi, ma c'è roba. Protego. No. Ok. Perché non mi sblocca questo? Revelio, forse? Revelio? Revelio. Ok. Expelliarmus. Levioso. Ah. Prima che cada in testa, gentilmente. Ok, no, fermi. Tenuta da notte chiara. Perché io devo avere le tenute da notte tutte le volte in tutti i santissimi episodi? Ma quindi ti... Ah. Ragazzi, le cose le sto scoprendo pian piano, eh. Allora. Comunque, tutto a ultra. Cioè, finalmente. Vabbè. Allora, bastato non molto, per tenerlo tutto a ultra e andare abbastanza bene. Poi vediamo un po' nei prossimi episodi, però così, insomma. Ah no, il ray tracing è su elevato, non è su ultra. È l'unica cosa che non è su ultra, ma è su elevato. Cosa? Ovviamente V-Sync attivo e tutto quanto attivo, eh. Vedete che differenza può fare? Revelio. Non credo ci sia altro. Libera i carrelli. Dove sono i carrelli? Scusami, eh. I carretti sono rinchiusi dentro un cancello. Con tutti questi seguaci non sarà facile recuperarli. E come li sblocco? Non ti seguo. Cioè, i carretti sono questi, no? Non è... Quello non era un carretto, ok? No, 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 no. Sarà questo il cancello. Ah, yes. Ok, perfetto. Ok, ok, ok. C'era scritto dietro il cancello. Pensavo fosse all'entrata, ma invece no. I carretti stanno tornando da Arna. Ecco perché non potevano tornare. Perché era, cioè, era un cancello che li bloccava. Fermi tutti. Quanti rivettati neri, mi sa di figata pazzesca e assurda. Fermi tutti, ragazzi. Allora, fermi, buoni. Mamma mia. Eccoli qui. Stavo per dire, vedendo i dati lassù, salute, difesa, attacco, che d'attacco abbiamo 11. E ho detto difesa 65, ho detto quanto facciamo schifo di attacco. Ed ecco, i guanti diventati neri. Attacco 20. Bomba. Qui non abbiamo niente. E poi scopriremo un po' che cosa significa applicare le caratteristiche a questi oggetti, obiettivamente. Sarà, penso, una figata. Quando lo scopriremo, e non vedo l'ora. Tra l'altro, ora mi è venuta in mente una cosa, di... poi piano piano ci leggiamo un po' tutto, eh. Ma noi qui, di preciso, dove siamo? Cioè, io devo tornare da Arn, e ok, tanto c'è la metropolvere, se non ricordo male, per tornare a quel villaggetto, ma sulla mappa... Ah, c'è lo zoom? Sì, zoom.
covo di lupardi. Una tana abitata dai lupardi. Qui che c'è? Pagine della guida pratica. Ah, e cripta. Cripta del tesoro. Fermi tutti. Qui c'è una cripta del tesoro, ragazzi. Io non me la posso far. Non posso non prenderla. Allora, imposta tappa per la guida pratica. E poi andiamo a prendere la cripta del tesoro. Andiamo a prendere, andiamo a vedere che cosa c'è nella cripta del tesoro. Mi piace da morire questa cosa. Mi piace veramente da morire. Ok, torniamo da Arn con calma. Salve, voi. Ci sono due carretti che passano, tutto regolare. Mamma mia, quanto è trafficata sta strada. Ma tornate tutti a casa? No, dalla parte opposta. Guardate che casa è dalla parte opposta, in teoria. Non so dove stanno andando, ma è passata veramente una masnada di gente. Tra l'altro hanno fatto cricca per stare più insieme, quindi più al sicuro, in via del tutto teorica. E la peppa, tiratore dorso spinato. No, no, vieni qui. Mamma mia, quanto tiriamo di più adesso. Avete visto il danno che facciamo di più rispetto non è colpa a prima? Mia se sei un enorme ragno letale. Cambia tanto, eh. Cioè, le statistiche fanno cambiare davvero tanto i danni che facciamo, i danni che prendiamo. Quindi immagino che anche la difesa ci aiuti tantissimo. Questo mi piace proprio molto, mi piace proprio tanto. Bello, bello, bello. C'è nulla qui. Rebellion. Ci dovrebbe essere la mappa della guida pratica, è ok, ma eccola qui. Scaglia di nero delle Ebridi. Il nero delle Ebridi è un drago enorme, quello che c'era, che conosciamo bene, che può superare i 9 metri di lunghezza, quello dalla Hecat. Una grossa scaglia ruvida appartenuta a uno di questi esemplari. È fra i più preziosi possedimenti di Archie Beagle, il quale la conserva nel suo nascondiglio. E non possiamo prenderla noi? Cioè, dicevo, non è che voglio rubare, prendiamo in pre... È un drago. Ma è lo scheletro. Ma scusi, si può togliere da qui gentilmente sta cosa? Oh, ok. Guardate. Mamma mia. Sulla mappa invece io volevo impostare. Siamo qui, io devo andare. Non c'è più la cripta? Non lo so, io metto qui, perché a me sembrava la cripta fosse nei dintorni. Perché non me la fa più vedere? Perché non ho zoomato. Non ho zoomato. Forse se zoomavo me l'avrebbe mostrata. Ok, le mosche. Dovrebbe essere qui, Eccola qua. Oh mamma mia, questo ingresso. Questo ingresso mi ricorda tantissimo quello di Elden Ring, delle cripte di Elden Ring, se non altro. L'avete presente? I sottopassaggi? Che bisogna rotolarci sopra per sbloccarli. Sì, è come la apro io questa. Riparo. Non lo so, non ho idea di come poterla sbloccare. Fatemi vedere un attimo se metto l'humos. Alle volte ci vediamo un po' di più, sapete com'è. Vediamo, L'humos. Ok. Magari c'è scritto qualcosa alla parete, che ne so, c'è il simbolo di un incantesimo. No. Onestamente non vedo niente, quindi presumo che ci tornerò. Revelio mi sblocca quello. E questo che cos'è? Oh, ci siamo. No, si incastra. Si era incastrato. Forse l'abbiamo aperta. Fermi un po'. Lumos. Sì che l'abbiamo aperta. Ma vieni qui, cripta del tesoro. Meglio yes. Indagare. È certo che indaghiamo, vorrei anche vedere. È che ci sono dei non morti. Rebellio. Ok. Sembra ci sia nulla. Scrigno. Scrigno e basta. Che tra l'altro sembra al piano di sotto, tipo. E quello molto probabilmente è qualcosa da tirare. Ora lo vediamo,
Lo scrigno me lo indicava qui sotto. Che cosa sono sti cosi? Sembrano tipo maghi? Mamma mia, che posto stupendo. Che ha in mano? Una tavoletta? Bellissime ste raffigurazioni. Allora, mi è sembrato si è spostato tipo roba. Scusatemi. È talmente pesante che fa incastrare il pavimento. Io provo a metterlo nel centro allora. Ci siamo, credo quasi. Aspettate un po'. Lo scrigno era qua. Ok, proviamo. Ok, ci siamo. Uniforme scolastica trendy con gilet. Cioè, io sono venuto qui, ho fatto tutto sto casino per un'uniforme scolastica trendy con gilet. Davvero? Sul serio? Ci sono oggetti sopra. No, io ora pretendo che questa uniforme scolastica trendy sia almeno difesa 890. Cioè, tipo, cioè, esigo. 11. Non ce la possiamo neanche mettere. Aumenta solo di 1 la nostra difesa. Io ti odio tantissimo, lo sai, vero? Ok, allora cambiamo un po'. Perché non vuoi andare in giro così quest'oggi? Che tra l'altro a me pare quasi simile a quell'altro verde mare. È un po' più chiaro effettivamente rispetto che il grigio verde. È più grigio grigio questo. Va bene, andiamo in giro con questa. Le soddisfazioni della vita. Benissimo, perfetto. Pigiamino, bis pigiamino. Accessori per il collo. Sciarpa frangiata dell'orologio Ottanio. Tacco 21. Siamo antiestetici a bestia. Però facciamo un danno caneo adesso. Mamma mia. Ok, va bene, d'accordo. Che cosa abbiamo preso? Il succo di Orklump. Piccole creature simili a funghi. Il succo, il loro succo è usato nella pozione di rigeneratrice. Di solito si nascondono sottoterra. Zanne prelevate dai ragni. Il veleno che contengono è un ingrediente fondamentale della pozione massima. Pozione massima. Io non so che cosa faccia la pozione massima. Sicuramente lo sapete voi. Ci scommetto quello che volete. Lo scopriremo poi insieme. Allora, ricognitore dorso spinato. Tiratore dorso spinato. Mettete pure in pausa il video per leggerveli. Ve li metto a schermo. Così mettete in pausa e voi ve lo leggete con calma. Seguace assassino. Seguace sentinella. Seguace guerriero. E seguace tiratore. Ok, perfetto. Poi, ve lo ripeto, se volete leggerli, quelli li leggete con calma, tanto sono nemici, quindi, però se volete saperne di più su che cosa fanno, che cosa sono. Scaglia di nero delle ebridi l'avevamo letta, perfetto, ok. Qui dovrebbero essere i due oggetti, esatto, che abbiamo trovato prima e che abbiamo letto. Benissimo, benissimo, sono contento. Sfide? Ci sblocca roba? No, 2.15, no, questa, no, neanche. E allora che ti metti a fare ste cose? 13 su 30, c'è da sconfiggere 30 goblin e 6 su 10, armatura da sterminatore di ragni ci dà. L'armatura da sterminatore di ragni? Ma io la esigo una cosa del genere. Mamma mia, quanto siamo brutti. Non si può andare in giro in questo modo. Vabbè, vabbè, non ci pensiamo, torniamo fuori di qui. E ritorniamo al villaggio da Arn. Ci tornerò in maniera normale perché voglio vedere se trovo... Ehi. Ok, se trovo qualche ragnetto magari di lato, qui nella foresta. Che anche sì, magari c'è qualche ragno e così ci avviciniamo alla nostra armatura, la sterminatore di draghi. Di draghi, certo. Di ragni, certo. Di draghi, eh. Ti piacerebbe, Ale, ti piacerebbe. vabbè, sterminatore di draghi sarebbe stata una figata. Che cos'è questo coso? Ripeti. C'erano dei funghi magari? Funghi che ho raccolto forse? E quindi quando raccogli funghi rimane una cosa del genere forse? Se sei
qui per le mie merci. Sappi che non ho ancora i miei carretti. Ma come? Te li ho mandati! Arn, ho buone notizie. I carretti stanno tornando. Io non so davvero che dire. Ormai avevo quasi perso la speranza di ritrovare le mie cose. I seguaci di Runrock mi considerano uno sciocco perché credo nella bontà della stirpe magica, ma ora so di aver ragione. Non è stato un problema, facciamo i gradassi. Ho liberato i carretti senza grosse difficoltà. Sono lieto che tu stia bene. Oh, non vedo l'ora di riavere le mie cose, specialmente i miei colori. Ah, sai, mi ha ispirato. Bene, ok. Sono anni che ho a che fare con streghe e maghi e siamo sempre andati molto d'accordo. Non è che mi potresti magari fare un quadro? Il mio prossimo dipinto sarà un tributo a quanto di buono c'è tra noi. Grazie. Sarebbe fantastico. Che bella idea, Arn. Ti auguro di riuscirci. Non vedo l'ora di iniziare. Grazie ancora per tutto ciò che hai fatto. Solo grazie? Sì, non ci sono ricompense particolari, ma... Ti auguro il meglio. Elmo realizzato dai goblin, se non ho visto male. Completa le missioni secondarie degli amici. Fermi tutti perché qui c'è roba. Calma. Calma e sangue freddo. Calma e sangue freddo. Allora, sfide. L'ho visto, qui l'abbiamo sbloccata stavolta, qui l'abbiamo sbloccata stavolta, è questa. Non è vero niente, sì che è vero. 6 missioni secondarie degli amici. Guanti fortunati del lepricano. Sblocchiamo la ricompensa. Chissà che cosa saranno. Andiamo subito nell'equipaggiamento e scopriamolo insieme. Allora, dovrebbe essere nei guanti in teoria. Forse è l'aspetto che va a modificare e basta. Rivettati neri, leggendari. Eccoli qua, come stanno? Ok. Sono strani. Un paio di guanti per i festaioli fortunati, ottenuti portando a termine le missioni secondarie. Ma sì, dai, teniamoceli. Ma sì, ma ci può stare. Bello, sta cosa del lepricano mi piace molto. Ok, benissimo. Quindi anche questa ce la siamo fatta. Vediamo un attimo di andare alle prove di Merlino, poi ci salutiamo. Non so quanto sarà venuto lungo questo video, ma non lo volevo fare eccessivamente lungo perché sto appunto monitorando e testando un po' non ho idea l'hardware di chi tu del mio PC. Sono il nuovo hardware. Sono preoccupata con la mia ricerca. Non ho proprio tempo per... A Victor Rookwood non importa un morso di doxy del tuo tempo. Ah, tu parli del diavolo. Il signor Rookwood vorrebbe parlarti. Uno studente, stai scherzando? Oh, cavolo. Cianciare. Lasciala in pace. Sto per dire. Questa vecchia sembra la vecchia di Atomic Heart. Somiglia veramente tantissimo. Proteggo. No, fallo ora, proteggo. Grande così. Mamma mia ragazzi, il danno che gli facciamo a sti disgraziati. No, gli facciamo un danno atroce. Boia. Ma poverini. Poveri noi mi sa. Guarderò adesso la luce spegnersi nei tuoi occhi. Duellante Ashwinder. La sezione collezioni della guerra pratica è stata aggiornata con un nuovo tipo di nemico. È qui che puoi prendere utili informazioni sui nemici, come le loro debolezze rispetto a determinati incantesimi. Non hai via di scampo. Oh, ma quello è... Ma non me l'hai tolto di mezzo ancora e mi cambi obiettivo. Vieni un po' qui. Ok. Siamo di un livello un po' troppo alto, obiettivamente. Un po' tanto alto rispetto a questi. Non ero mai stata attaccata in tal modo. E così vicino a Hogwarts, per giunta. No, ok, va bene. L'importante è esserci riusciti e aver completato qui la situazione. Quindi, poi parleremo con lo sconosciuto. Ma per adesso io vi saluto qui, luce. Magari con un po' di luce, così almeno ci vediamo. Visto che, tra l'altro, in notte ci sta bene. La tenuta la notte, effettivamente, in giro ci sta benissimo. Mi ricordo se vi va di lasciare un bel like al video se il video vi è piaciuto. Di condividerlo sui vostri social, ovviamente, se vi va, se vi fa piacere, così mi date una mano a crescere come canale. E noi ci vediamo alla prossima con Hogwarts Legacy.